Passiamo ora all'oggetto successivo, un'interrogazione dei consiglieri Liberati e Carbonari per l'assessore Barberini. Ospedale Santa Maria di Terni strutturalmente carente. Pianificazione della costruzione di un nuovo polo ospedaliero a servizio della comunità ternano-narnese. Problematiche relative al servizio di pronto soccorso per mancata integrazione tra azienda ospedaliera e ASL2. Informazioni della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Liberati. Allora, grazie Presidente. Io sottopongo ancora una volta questa vicenda perché so che ci sono molte resistenze, che sono resistenze culturali, ad affrontare un problema che nell'Umbria Sud è di palmare evidenza a tutti, e cioè a tutti coloro che si rivolgono alle prestazioni, ai servizi dell'azienda ospedaliera di Terni. Qui non stiamo parlando in questa sede della qualità, ma parliamo dell'edificio, della struttura, che è fortemente carente, su cui c'è stato un errore strategico nel 2010-2011, quando avete utilizzato i fondi per l'edilizia sanitaria in maniera assurda, cioè procedendo a una ristrutturazione che non cancellerà l'irreversibile obsolescenza dell'edificio, che è sottoposto a continui aggiornamenti con costi di manutenzione crescenti che vengono sottratti alle esigenze di sanità delle persone. Allora, li avete ristrutturati gli ospedali a Perugia o ex novo, a Perugia, Branca, Foligno, Todi Marsciano a Pantalla e avete lasciato i più vecchi nell'Umbria Sud in condizioni pietose, perché questa è la situazione. Per non parlare del fatto che a Terni l'elisoccorso è lontano, l'edificio non è antisismico, tanto che hanno chiuso un'ala, un pezzetto, diciamo, un'area importante ma rilevante della struttura ospedaliera un anno dopo il sisma del 30 ottobre, e varie altre questioni che impongono con urgenza di pianificare di qui a poco tempo un nuovo edificio in una zona baricentrica che ovviamente non può che essere la Conca Ternano-Narnese, quindi la zona di Maratta. È inutile continuare a buttare via soldi. E non mi si dica, non ci si dica che la soluzione è l'ospedale di Narni Amelia, perché quella è l'ungodegenza che tra l'altro arriva dopo 40 anni di ritardo. Quella è una risposta che vale indubbiamente per l'Umbria Sud, ma che non è la risposta integrata che ci aspettiamo. E colgo l'occasione anche per ricordare il grande tema dell'integrazione dei servizi tra azienda ospedaliera e ASL2. Mentre con ASL1 e azienda ospedaliera di Perugia i problemi sono in fondo non così rilevanti quanto integrazione, a Terni questo problema esiste, sussiste. E c'è un problema quindi di attivazione di interscambi, di servizi, di prestazioni, di reti cliniche. Si firmano protocolli. È stato fatto da parte dei direttori generali di entrambe le aziende, ma tuttora c'è una barriera invisibile nell'accesso alle prestazioni da parte dell'utenza, con aggravio di costi, con sprechi, con moltiplicazioni di direzioni, eccetera. Quindi i temi qui sono sostanzialmente due: la pianificazione strategica di un nuovo edificio ospedaliero, un nuovo polo ospedaliero per Terni Narni e beneficio di tutta l'Umbria Sud, tra l'altro. Oggi l'ospedale è in una situazione critica proprio per la qualità dei servizi che vengono offerti da una parte, che sono fortemente attrattivi anche nei confronti della Regione Lazio, e quindi un ospedale che non ce la fa più perché ha perso anche 150 posti letto negli ultimi 15 anni. Quindi vi prego di provvedere con urgenza, senza tenere di nuovo in un angolo quel pezzo di Umbria, come è accaduto negli ultimi appunto 40 anni, 50 anni di Regione Umbria. Come è accaduto e come accade tuttora, quando quel pezzo di Umbria, con l'acciaieria, tanto per essere chiari, col polo chimico, ha dato un surplus di ricchezza all'Umbria, a questo paese e anche alla regione Umbria, tale da imporre il rispetto di tutti i cittadini. Quindi fate Consigliere quello che Tecce. dovete fare. Grazie, prego Assessore Barberini. Sì, il tema che viene posto l'interrogazione meriterebbe un approfondimento non limitato a un question time, perché è chiaro che
le impostazioni, le cifre, le risposte e l'analisi meriterebbero probabilmente una discussione più a tutto tondo, non attinente al tema di una risposta secca, immediata in pochi secondi. Però è evidente che l'attenzione, almeno nei prossimi anni, su tutti gli aspetti sanitari e sociosanitari dell'Umbria Sud è particolarmente presente. Lo è leggendo e vedendo gli strumenti, gli atti di programmazione, da ultimo anche il DEF recentemente approvato, dove nella sostanza partiamo da una considerazione che il presidio ospedaliero di Narni, azienda ospedaliera, è sicuramente un presidio che ha necessità di interventi importanti per renderlo rispondente alle esigenze della comunità e per renderlo rispondente al nostro tempo, partendo anche dalla considerazione che è un presidio attrattivo anche fuori regione, uno probabilmente dei presidi che ha la maggiore percentuale di mobilità attiva, anche se questo è particolarmente si verifica perché la regione Lazio, in qualche modo il nord Lazio, ha abbandonato, e quindi è chiaro cittadini o attenuato, cittadini di quelle zone si rivolgono all'azienda ospedaliera di Terni. Ma qualche dato per far capire che l'attenzione su quel territorio, su quell'azienda ospedaliera e insomma su tutta la provincia è particolarmente significativa. La prima, il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera di Terni è il terzo pronto soccorso per accessi dell'Umbria, dopo Perugia e dopo Foligno. Mediamente ha un accesso giornaliero di 120 pazienti circa, il 30% dei pazienti normalmente viene ricoverato, una bella percentuale, ma è anche evidente che questo si verifica perché, essendo DEA di secondo livello, c'è una percentuale un po' più alta di codici rossi e di codici gialli. Ecco, uno dei temi che emerge nel pronto soccorso, che è tipico dell'Umbria, è che c'è un accesso diciamo improprio, inappropriato di codici bianchi e codici verdi, che da soli rappresentano oltre la metà degli accessi ai pronti soccorsi, e questo l'abbiamo risolto o vogliamo risolverlo ad esempio con l'aggregazione funzionali territoriali che costituiscono delle forme di organizzazione tra medici di medicina generale e medici di continuità aziendale. Alla fine dell'anno anche la ASL 2, anche nella città di Terni, la provincia di Terni, hanno firmato il protocollo, e questo permetterebbe sostanzialmente ai medici di medicina generale, a cui va apprezzato sicuramente l'impegno, di rispondere in maniera efficace e puntuale anche in altri orari, diciamo, insoliti, e evitare che ci siano appunto accessi nei pronti soccorsi. Per il resto, le iniziative che abbiamo messo in campo sono iniziative molto importanti. Gli strumenti, diciamo, le risorse finanziarie dedicate a quel territorio nei prossimi anni sono particolarmente significative, anzi direi di più. I maggiori interventi, investimenti nel campo della programmazione sanitaria vengono fatti in quell'area. Nello specifico, il presidio ospedaliero di Narni Amelia è un presidio ospedaliero il cui progetto è stato rivisto, è stato abbandonato l'idea del project financing, è stato tutto realizzato e sarà tutto realizzato sostanzialmente con risorse pubbliche, per un importo di oltre 58 milioni di euro. Di questi 58, 18 sono i fondi ex articolo 20 della legge 67 già assegnati, e altri 39 milioni a cui vengono fatti fronte con risorse proprie aziendali. Il presidio ospedaliero di Narni Amelia è stato anche ripensato nella riorganizzazione, perché inizialmente era orientato esclusivamente a un'attività di riabilitazione. Il nuovo progetto, il bando è già stato pubblicato alla fine dell'anno, quindi è in corso la procedura di aggiudicazione per la progettazione esecutiva. Ci sono nel presidio ospedaliero 140 posti, di cui 60 per acuti, e qui è la risposta che viene data, 60 per la riabilitazione intensiva, 20 posti di RSA,
4 posti di osservazione breve, 16 posti tecnici e 14 di dialisi. Nella sostanza è un presidio ospedaliero che risponde a un'esigenza, che è quella riabilitazione particolarmente necessaria nella nostra regione. Un terzo della mobilità passiva non a caso è ortopedia e riabilitazione, ma nello stesso tempo si dà una risposta alle esigenze sanitarie di quel territorio, pensandola in un accordo collaborativo fra l'azienda ospedaliera, con l'azienda ospedaliera Terni. Nella sostanza, il presidio ospedaliero in Arnia Amelia sarà avvocato all'attività diciamo medio-bassa complessità, lasciando spazi e risorse all'azienda ospedaliera per l'alta complessità. Quindi va visto in un'ottica sinergica assolutamente funzionale e utile realizzare per rispondere al meglio alle esigenze della comunità. In particolare... Assessore, tempo. Sì, ma allora il question time serve una domanda e non cinque, quindi capite che... Ecco, allora magari spacchettiamolo, non mi sottraggo, però poi non vorrei poi non rispondere, ma qui le domande erano diverse. Allora, l'altra questione è sull'azienda ospedaliera di Terni. L'azienda ospedaliera di Terni, concordo sulla necessità e sul fatto che sia l'azienda e la struttura ospedaliera che ha bisogno dei maggiori interventi. Assolutamente. Noi prendiamo atto di programmazione fatte e pensiamo che con il presidio ospedaliero in Arnia Amelia, con una profonda ristrutturazione dell'attuale complesso, insomma ci abbiamo già investito, sono già stati investiti negli anni trascorsi oltre 22 milioni per adeguamento antincendio, per risanamento conservativo, per la messa in sicurezza delle facciate, si è intervenuti sull'area DEA, si è intervenuti sul blocco operatorio e si è intervenuti non direttamente ma anche sull'area della sede universitaria. In questo contesto è particolarmente utile l'intervento che viene realizzato e sarà realizzato la cosiddetta città della salute, con un intervento inizialmente programmato per oltre 24 milioni, dove si concentreranno a molte delle attività della ASL, delle attività territoriali, e dove si troveranno delle forme e meccanismi ulteriori, spazi e risorse per aumentare la sinergia fra queste due aziende. Noi qui l'abbiamo ripensata in modo diverso, cioè siamo convinti anche qui che il pubblico gliela può fare a sostenere l'intervento da solo, ecco perché abbiamo fatto domanda anche all'INAIL per cercare di acquisire ulteriori fondi, ma nel caso in cui non vengano concessi interverremo direttamente con proprie risorse, ripensando un po' il progetto, anche qui abbandonando, si sta riflettendo se abbandonare il project financing e quindi non utilizzare risorse private e concentrare tutta l'attività tutte le risorse, la realizzazione esclusivamente su strutture di tipo sanitario. È evidente, se era rivolto il progetto ad una realizzazione tramite project, il privato aveva la necessità di remunerare il capitale investito dando spazio anche alle strutture commerciali. Noi pensiamo che vi sia l'opportunità, direi la necessità, di intervenire in maniera decisa cercando di pensare a un progetto che sia puntando sulla integrazione fra azienda ospedaliera e ASL e in particolar modo rivolgendoci ad una struttura, realizzando una struttura che sia prettamente sanitaria e sociosanitaria. Tutto questo è scritto e tutto questo vorremmo fare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie. Consiglieri Liberati. Beh, mi pare chiaro che voi vogliate investire ancora sulla stessa struttura, buttando via i soldi 2, 3, 4 volte, non avendo rispetto, ma non parlo ovviamente della sua persona, non avendo rispetto politicamente di quella comunità che ha bisogno, assieme alle altre d'intorno, di una struttura adeguata. Lei, per capire l'ospedale di Terni, basterebbe che prendesse l'ascensore, anzi uno dei 6 ascensori che ci sono, che vanno con il ritmo, la velocità della tartaruga, che sono stati riqualificati per milioni di euro e stanno ancora lì. Impiantistica scadente, e parlo ovviamente di quella classica, parlo di una situazione in cui si scollano le pareti riappiccicate,
ma è una cosa indecente il fatto che sia energeticamente dispendioso, il fatto appunto che non sia antisismico. Non c'è più da discutere, fare, pianificare, dateci cronoprogrammi su questo e su altri temi. Bene, invece, per quanto riguarda la maggiore integrazione che sta arrivando, l'aspettiamo, protocolli tra azienda ospedaliera e ASL 2 sono quanto mai necessari. Grazie. E quindi do la parola al consigliere Smacchi perché possa illustrare la sua interrogazione sui trattamenti pensionistici erogati ad ex lavoratori emigrati in Lussemburgo ed ora residenti in Italia. Prego, consigliere Smacchi. Sì, stiamo parlando di una vicenda e su questo vorrei ringraziare anche il senatore Candiani che trovo in aula e anche i colleghi della Lega che di fatto sono vicini rispetto alla stessa problematica e hanno annunciato di inviare in prima commissione una proposta di risoluzione da poi portare in quest'Aula. La vicenda, colleghi, in questi giorni si stanno intensificando da parte della Guardia di Finanza di Gubbio i controlli relativi alle posizioni fiscali di coloro, ex lavoratori, in prevalenza operai e minatori, emigrati negli anni 60 dal territorio eugubino gualdese, in prevalenza in Lussemburgo e ora tornati in Italia e residenti in Italia dopo anni di duro lavoro. Lavoratori e ora pensionati che beneficiano di trattamenti pensionistici erogati dal sistema previdenziale lussemburghese e che non hanno dichiarato i relativi redditi nel modello dichiarativo delle persone fisiche. Le somme richieste sono considerevoli, di media tra i 25 e i 30 mila euro, vista la retroattività dal 2012, e le sanzioni applicate sono circa il 120% rispetto alla imposta non pagata, tanto che alcuni pensionati, in particolare sono pensioni fragili, deboli, sono costretti ad attivarsi al fine di avere prestiti per restituire tali somme. La vicenda trae origine, purtroppo, da una divergente interpretazione del comma 2 dell'articolo 18 della Convenzione Italo-Lussemburghese, ratificata poi con legge numero 747 dell'agosto del 1982, e che ha visto nel corso degli anni un andamento ondivago sotto il profilo della tassabilità o non tassabilità di tali redditi. In realtà, nei primi anni 2000, varie sentenze di commissioni tributarie del territorio umbro, unitamente a documenti ufficiali intercorsi tra INPS e pareri di direzioni regionali, come quella delle Marche, hanno fatto propendere per l'interpretazione della norma verso l'intassabilità di tali redditi ed in effetti sino a tutto il 2015 nessun segnale era provenuto dalla competente Agenzia delle Entrate che si era pronunciata unicamente con una circolare nel 2003 emessa a seguito di moltissime istanze di rimborso IRPEF provenienti dal territorio eugubino gualdese. C'è da dire che sotto il profilo giurisprudenziale la Corte di Cassazione si è espressa con alcune sentenze a favore dell'amministrazione, ritenendo corretta la tassabilità di tali trattamenti pensionistici e prevedendo nel caso lo scomputo in dichiarazione di quanto eventualmente pagato all'estero. Nel corso del 2016, in seguito ad una segnalazione firmata, l'Agenzia delle Entrate di Perugia, oggi direzione provinciale, ha incaricato la Guardia di Finanza, competente per territorio, a monitorare lo stato in essere, invitando quindi ad accertare, attraverso processi verbali di constatazione, i redditi non dichiarati nel modello. Il problema oggi, colleghi, è che gli avvisi di accertamento emessi dalla Direzione Provinciale delle Entrate irrogano, come dicevamo prima, una sanzione assolutamente spropositata dal momento che per i redditi prodotti all'estero vengono comminate sanzioni pari al 120% dell'imposta. Il contribuente, quindi, che cosa deve fare? Deve attivarsi con un'istanza di adesione o concordataria al fine di vedersi riconosciuto uno sconto sanzionatorio che l'Agenzia concede anche se l'articolo 6,2 del decreto legislativo 472 del 97 contempla la possibilità da parte dell'ufficio di disapplicare le sanzioni nel caso in cui vi sia obiettiva incertezza della norma. A questo punto, Assessore Paparelli, le chiedo, al fine proprio di
venire incontro a queste problematiche che riguardano circa 700 famiglie in prevalenza dell'Egubino Gualdese, di conoscere quali azioni si intende intraprendere al fine di intervenire presso le istituzioni competenti, nel caso nostro in particolare parliamo del Governo centrale, al fine di ottenere almeno una circolare interpretativa che ci dia la possibilità di disapplicare le sanzioni tributarie ex articolo 6 del decreto legislativo 472 del 97, che prevedono appunto la possibile non applicazione delle sanzioni in presenza di obiettiva incertezza della norma. È urgente quanto le chiedo, Assessore, in quanto gli accertamenti per ora hanno riguardato l'anno 2011 e se noi riusciamo in qualche modo ad interrompere questi procedimenti avremo la possibilità poi per tutti gli altri anni di avere sicuramente un'interpretazione autentica che viene incontro ai nostri residenti. Grazie. Grazie. Cortesemente richiamo al rispetto dei tempi perché stiamo andando veramente fuori. Prego, Assessore Paparelli. Grazie Presidente, ma nel confermare i contenuti tecnici illustrati dal consigliere Smacchi rispetto alla complessità della materia oggetto di trattazione nell'atto, si deve aggiungere che correttamente, come ha ricordato, la Corte di Cassazione con sentenza numero 6344 del 2016 ha chiarito che in linea con quanto indicato nella Convenzione contro la doppia imposizione Italia-Lussemburgo, la pensione erogata in relazione ad un cessato impiego è soggetta a tassazioni in entrambi gli Stati. Nelle convenzioni è frequente che la potestà impositiva venga attribuita, anziché in via esclusiva ad uno dei due Stati, ad entrambi in via concorrente, con conseguente applicazione di strumenti atti ad evitare poi, successivamente in concreto, il verificarsi del doppio prelievo. In Italia l'eventualità della doppia imposizione è tutelata dal meccanismo del credito d'imposta, pari alle somme pagate su quel reddito nello Stato estero di erogazione. Nella sentenza in questione, il trattamento pensionistico erogato nell'ambito della Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni dall'ente previdenziale lussemburghese ad un contribuente residente in Italia prevede proprio purtroppo la tassazione in entrambi gli Stati, con applicazione al fine di evitare il doppio prelievo del meccanismo del credito d'imposta, che dovrebbe essere dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi. In sostanza, quindi, l'erogazione delle pensioni prevede la tassazione concorrente dello Stato di erogazione del trattamento pensionistico e dello Stato di residenza a seconda della disciplina in ciascuno prevista. Ovviamente, precisato questo in termini giuridici e precisato che la competenza di questa materia, come è noto, è a titolo esclusivo dello Stato, noi, per corrispondere a quanto nell'interrogazione segnalato molto opportunamente dal consigliere Smacchi, ovviamente dobbiamo e possiamo segnalare la questione proprio per la sua complessità, per il suo caso, sia all'Agenzia delle Entrate che al Ministero delle Finanze che ai parlamentari umbri che possono attivarsi in questa direzione. Ovviamente la dichiarazione a cui fa riferimento il consigliere Smacchi della inapplicabilità della sanzione relativamente, diciamo, all'incertezza della norma è un potere esclusivo dell'Agenzia delle Entrate, presso la quale non mancheremo, diciamo, di segnalare la specificità del caso dei contribuenti umbri, ferma restando ovviamente le norme che a nostro avviso dovrebbero essere appunto cambiate e rese più chiare proprio perché vadano nella direzione auspicata dallo stesso consigliere. Quindi subito dopo, con la risposta di questa interrogazione, provvederemo a inoltrare, per quanto di competenza, sia l'Agenzia delle Entrate sia il Ministero delle Finanze e informare i parlamentari umbri dell'increscioso episodio di cui sono vittime i nostri concittadini. Sì, Assessore, consigliere per la replica. Sì, grazie. Velocemente, Presidente. Intanto grazie, Assessore. È chiaro che le incertezze, come diceva lei, della normativa non possono ricadere su chi ha lavorato anche con lavori molto pesanti all'estero e poi ha deciso di ritornare nel proprio paese per amore del proprio paese.
Allo stesso tempo, qui la incertezza della norma è oggettiva, tant'è che c'è stato tutto un percorso fino alla sentenza recente della Corte di Cassazione, e quindi non possiamo adesso tornare indietro 5 anni senza preoccuparci del fatto che gli stessi commercialisti davano dei pareri e le stesse commissioni tributarie davano dei pareri nel senso opposto rispetto a quanto sta succedendo in questa fase. Io vorrei che lo Stato sui nostri pensionati non faccia cassa, assessore Paparelli, vorrei uno Stato che non dia incertezze ma dia sicurezze, e vorrei dare la possibilità a questi pensionati di vivere gli ultimi anni della loro vita in maniera serena. Grazie. Grazie, grazie. Con questa interrogazione abbiamo concluso la sessione del Question Time. Grazie.